è importante perché nonostante ci siano delle leggi che ribadiscono e assicurano i diritti alle persone malate e in particolar modo come facciamo noi, io sono dell'intera associazione, ci occupiamo di cure palliative, c'è una legge specifica, nonostante questo poi tutti i percorsi burocratici all'interno e i decreti attuativi delle leggi sono estremamente lenti. Calcolate che questa legge è stata fatta dal 38 nel 2010, ancora oggi non ne vediamo la piena applicazione, quindi è importante che se ne parli perché parliamo di numeri importanti, importantissimi. Soltanto in cure palliative parliamo di 300.000 persone l'anno in tutta Italia, e quando una persona è malata sappiamo tutti che non è soltanto la persona che soffre e ha bisogno, ma è tutta la struttura familiare intorno. Quindi quando in una famiglia purtroppo compare una malattia importante, è tutta la famiglia che diventa un nucleo sofferente che va aiutato e supportato. Quando parliamo di numeri, appunto come dicevo, sono 300.000 persone, ma quindi con la famiglia arriviamo a 1.500.000, 1.800.000 persone che soffrono e spesso si trovano in uno stato di abbandono, non sanno a chi rivolgersi.